Testimonianze e immagini per ripercorrere la tragedia della Lanterna Azzurra, presentato in anteprima nazionale il docufilm di Luca Pagliari, doveva essere una festa. Controlli dei carabinieri in una discoteca di Marotta, elevate sanzioni per 15.000 euro, trovati due lavoratori in nero e violazioni alle norme sulla sicurezza. Spaccia nei giardini adiacenti a una scuola superiore nel centro storico di Fano, le mamme allertano la polizia e gli agenti lo arrestano, nei guai un giovane albanese. Il Ministero dell'Ambiente avvia il procedimento autorizzativo dell'Adriatic Link, il nuovo cavo sottomarino tra Marche e Abruzzo. Per l'opera, lunga 250 km, Terna investirà oltre 1 miliardo di euro. Dall'assistenza di un medico alle visite guidate fino alle tariffe agevolate per spostarsi in taxi, l'assessore Lucarelli lancia la card per i turisti in visita a Fano, adeguata alla tassa di soggiorno nelle strutture ricettive. Carnevale di Fano, confermato il limite di 14.425 spettatori, intanto Fano TV è tornata negli hangar dei carri allegorici, ecco Pacevolissimevolmente, il gigante di cartapesta realizzato da Giovanni Sorcinelli e Mauro Chiappa. Buonasera e bentornati a questo appuntamento con l'informazione locale. In primo piano l'educazione alla sicurezza con il progetto dedicato alle scuole lanciato a Senigallia dalla Fondazione LHS. Durante l'evento che si è tenuto a teatro, il giornalista Luca Pagliari ha presentato in anteprima nazionale il docufilm sulla tragedia della Lanterna Azzurra. Ha seguito l'iniziativa Stefania Schiaroni. Presentato in anteprima nazionale, doveva essere una festa, il docufilm di Luca Pagliari che ripercorre la tragica notte dell'8 dicembre 2018, dove nella discoteca La Lanterna Azzurra in provincia di Ancona, 6 persone persero la vita schiacciate dalla folla. Come è nata questa collaborazione con la Fondazione LHS? Come sempre le cose nascono perché debbono accadere, chiamiamole coincidenze o no. È nata perché la Fondazione si occupa di sicurezza in tutti gli ambiti. Io come giornalista ho scelto oramai questa strada di problematiche giovanili e comunque temi che hanno un fondamento etico, e quindi ci siamo incrociati. È nata questa idea e la prima idea, mi verrebbe da dire, è la notizia che è entrata dentro la casa del giornalista. Ho sviluppato una cosa che portiamo tutti nel cuore, la tragedia della Lanterna, ed è stato doppiamente difficile, perché raccontare le storie di figli di amici, raccontare una tragedia da cui mia figlia è scampata solo perché quella sera era a Bologna e frequentava l'università, è un po' come raccontare se stessi, ed è diverso. Quali emozioni vuole portare nel cuore di questi giovani con il suo lavoro? Andando per sottrazione, non il pietismo, non la retorica, non le frasi fatte, ma uscire da un evento come questo comprendendo che alzando lo sguardo verso l'altro, tutti, evitando la teoria del lamento, possiamo costruire un qualcosa di più solido, tutti. Quindi questa è una mattina molto pratica, è una lezione, mi verrebbe da dire, di vita, che vale per me, per te, vale per tutti, perché tutti alla fine cerchiamo di campare un po' meglio. In platea, durante la proiezione del docufilm, 700 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Senigallia, perché l'obiettivo di ogni singolo cambiamento culturale in primis deve radicarsi nelle nuove generazioni. Spesso capita che per il profitto la sicurezza viene messa in secondo piano? Purtroppo sì, il movente è sempre quello. Viviamo in un paese dove c'è una povera cultura della sicurezza. Ogni giorno abbiamo 3 morti sul lavoro, 1 in 8 ore. E ogni giorno abbiamo 8 incidenti mortali sulle strade, questi sono i numeri tra i più alti in Europa, e c'è molto da fare, molto da lavorare. Veicolare il valore della sicurezza ai giovani in modo innovativo e coinvolgente. Questo è molto importante, dobbiamo cercare di far arrivare il valore della sicurezza, ancora prima della priorità, al cuore, ancora prima che alla testa delle persone. E pensiamo che lavorare con i giovani sia la cosa più importante. Durante l'evento hanno parlato alcuni genitori delle vittime che, straziati dal dolore, hanno voluto rappresentare i loro figli in una giornata così significativa. Innanzitutto, quando mi trovo in mezzo a questi ragazzi e ragazze, io poi avevo un unico figlio, quindi quella sera ho perso io e mia moglie l'unico figlio, quindi so benissimo cosa vuol dire
per i genitori avere un figlio accanto e condividere con lui, insomma, tutte le varie esperienze, tutto, insomma, il cammino, no, della vita. È chiaro che non ci saremmo mai aspettati una disgrazia del genere, però ecco, appunto, voglio dire, voglio ringraziare questi eventi che sicuramente fanno bene a tutta la società. Vista la tua giovane età, quali sono state le emozioni che hai provato nel girare un docufilm basato su una tragedia così grave? Allora, è la prima volta dopo 4 anni da quel giorno che partecipiamo a una cosa del genere e appunto abbiamo voluto farlo perché con Luca ci siamo sentiti molto a nostro agio e lo abbiamo fatto per cercare di finalmente provare a cambiare qualcosa. Questo è l'unico motivo per cui l'abbiamo fatto. Una giornata ricca di commozione. Luca Pagliari dice: non c'è nessuno più stupido di colui che non fa niente perché pensa che fare troppo poco non serva. Il troppo poco fa la differenza. Ognuno di noi può fare del suo per migliorare il mondo, procurare un cambiamento. Ognuno diventi testimone di qualcosa in cui crede. Ovviamente una mattinata come questa è intanto molto educativa, soprattutto per chi amministra, perché sostanzialmente si deve capire che certe volte non si può dire tanto non succede niente e quindi porre l'attenzione su quello che è la sicurezza soprattutto della vita dei cittadini. Da un punto di vista emozionale è evidente che il momento ha colpito molto la nostra collettività, la nostra comunità, e vedere oggi tanti ragazzi e tanti familiari vivere questo momento è certamente molto toccante. Ho provato una profonda commozione, devo dire non è facile vedere determinate immagini perché riavvolgi il film e ricordi quei momenti, pur noi non essendo genitori di quei ragazzi, quindi è un grazie di cuore, ma anche ai genitori che oggi erano qua, perché penso sia un rinnovare una sofferenza, ma è una testimonianza importante, perché questo lavoro è un lavoro che deve scuotere le coscienze, perché sono imperdonabili quando accadono tragedie come queste, perché non è il fatto, è il risultato di responsabilità o di superficialità. E tocca il cuore vedere un sindaco che ha le lacrime agli occhi in questo momento. Sì, perché siamo anche genitori, quindi queste cose le comprendiamo. Di sotto questa giacca non c'è solo quella dell'uomo che è sindaco, ma è anche genitore, è uomo di una comunità e queste cose non ci lasciano insensibili. Ecco. Da un concerto si esce senza voce, non senza vita. Questo era scritto su uno striscione esposto da alcuni ragazzi di una scuola di Senigallia frequentata da una delle giovani vittime. E quanta verità che c'è in questa frase. Non doveva succedere e non dovrà accadere mai più. Ma affinché non accada più, è importante che ognuno faccia la propria parte. A proposito di locali da ballo, domenica scorsa i carabinieri della compagnia di Fano con i colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Pesaro e del nucleo antisofisticazione e sanità di Ancona hanno eseguito un controllo al MIU di Marotta sulla regolarità dei servizi di sicurezza, delle misure antincendio e della vendita di alcolici ai soli maggiorenni. Durante le verifiche sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 15.000 euro al titolare della discoteca per violazioni relative al divieto di fumo nei luoghi chiusi, all'impiego di lavoratori in nero, 2 in questo caso, e alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Mancavano ad esempio le attività formative e informative per il personale in materia antinfortunistica, oltre all'omessa valutazione del rumore a tutela dei lavoratori. L'attività imprenditoriale è stata sospesa ma solo fino al ripristino delle condizioni previste dalla legge. Inoltre, ai 5 giovani avventori sorpresi a fumare all'interno del locale è stata elevata la sanzione che va da 27,50 euro a 275 euro.
Invece gli agenti del commissariato di Fano, diretti da Stefano Seretti, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane albanese per spaccio di sostanze stupefacenti. Il fatto risale a ieri pomeriggio, quando alcune mamme con i bambini avevano notato dei movimenti sospetti nei giardini adiacenti all'Istituto Battisti, nel centro storico di Fano. Allarmate, hanno contattato la polizia, che subito è intervenuta. Erano circa le 14:30. Gli agenti hanno fermato sia l'acquirente che lo spacciatore, il quale, dopo aver tentato di nascondere la droga in una siepe, si è allontanato a bordo di un'auto. Raggiunto dai poliziotti, è stato arrestato e perquisito. In totale sono state rinvenute 14 dosi di cocaina pronte per essere vendute. Il prezzo in questi casi va dai 50 ai 70 euro per ogni dose. Questa mattina il giudice ha convalidato l'arresto del giovane, risultato regolare sul territorio nazionale. L'albanese ha patteggiato 8 mesi di reclusione più 1000 euro di multa, poi è stato rimesso in libertà. Cambiamo argomento. Venerdì pomeriggio il Comune di Fano presenterà il Piano Strategico 2030 con alcuni dei progetti più significativi e le prospettive future. Sono oltre 70 i progetti realizzati o in corso di attuazione nel Comune di Fano e per rendere partecipe la cittadinanza sull'immagine anche futura della città, l'amministrazione ha organizzato un convegno che si svolgerà venerdì alle 17:30 per presentare il Piano Strategico 2030. In particolare sono 22 le azioni significative intraprese negli ultimi 5 anni che verranno illustrate per l'occasione. Tra queste rientrano la Biblioteca Federiciana, la Darsena Borghese, il Paricentro, il Waterfront, l'ex caserma Paolini, il Parco Urbano, la candidatura di Fano a Capitale della Cultura 2022, fino al piano sociale e a quello dedicato agli itinerari ciclabili. Fanisi, qual è l'obiettivo di questo incontro? L'obiettivo dell'incontro è quello di fare un po' una manutenzione straordinaria di quello che fu il programma sviluppato qualche anno fa insieme alla cittadinanza, che era Orizzonte Fano 2030. E lo facciamo rinvitando tutte le persone che avevano partecipato a quella serie di incontri, che ci avevano permesso di poter, come dire, zoomare su alcune caratteristiche della nostra città e ci avevano permesso di costruire un piano strategico che adesso va aggiornato. È un motivo anche per fare un po' il punto della situazione rispetto a tutti i progetti che avevamo messo in cantiere e come, a che punto siamo, a che livello siamo di progettazione e di sviluppo. E lo facciamo in un posto, direi, particolare, speciale, che è un orgoglio della nostra città e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi, perché lo faremo al Marine Center, ovvero il vecchio centro di biologia marina lungo il mare a Sassonia di Fano, perché quello è un progetto, come dire, emblematico. Era un vecchio centro di biologia marina, è diventato un centro di ricerca che ha cambiato nome, Marine Center, che è diventato un centro di ricerca di livello internazionale, che ha visto la collaborazione di diverse università, e abbiamo chiesto al Marine Center di metterci a disposizione la loro sala per appunto fare il punto della situazione rispetto al piano strategico Fano 2030. È un motivo anche per rincontrare, rivederci e parlare insieme del futuro della città. Parteciperanno, oltre all'amministrazione comunale, che insomma illustrerà un po' le sue prospettive, anche avanzi che la società che seguì il progetto, il piano strategico diversi anni fa, e interventi qualificati di persone da fuori che ci possono dire come poter sviluppare e come intercettare anche i fondi per sviluppare i nostri sogni, le nostre idee e gli obiettivi bandiera che ci poniamo di poter realizzare da qui a qualche anno. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'Adriatic Link, il nuovo elettrodotto sottomarino in corrente continua che collegherà Marche e Abruzzo, per il quale Terna investirà oltre 1 miliardo di euro, coinvolgendo circa 120 imprese. L'obiettivo è quello di aumentare la sicurezza, l'efficienza e la resilienza dell'intera rete elettrica di trasmissione nazionale. L'elettrodotto, invisibile lungo 250 km, sarà costituito da due cavi sottomarini di 210 km e due cavi terrestri di 40 km. Le due stazioni di conversione saranno realizzate nelle vicinanze delle stazioni elettriche esistenti di Cepagatti per l'Abruzzo e di Fano per le Marche. La posa dei cavi in mare raggiungerà una profondità massima di 100 metri e gli approdi saranno nel litorale di Città Sant'Angelo e a metà Auriglia di Fano. L'avvio dell'iter, ha dichiarato Donnarumma, amministratore delegato di Terna, è un altro passo fondamentale per il processo di transizione energetica in
atto. Grazie al lavoro della società e ai contributi degli enti coinvolti è stato possibile accelerare il percorso di autorizzazione dell'opera che è previsto che entri in piena operatività entro il 2028. Ora passiamo alla difesa della costa, per la quale la Regione ha individuato 10 interventi. Come spiegato dall'assessore Stefano Aguzzi, saranno disponibili risorse per quasi 40 milioni che attingono ai fondi europei e al PNRR. Nell'elenco, che troverete anche sul nostro sito occhioallanotizia.it, risultano pure Pesaro con il completamento della scogliera a Castel di Mezzo per 250.000 euro e Fano sia con interventi a Sassonia Sud dal fiume Metauro al porto per 275.000 euro, sia con opere a sud della foce del fiume Metauro per il secondo stralcio. L'importo in quest'ultimo caso è di 4 milioni di euro. L'assessore Etel Lucarelli invece ha lanciato una card dedicata ai turisti in visita a Fano. Grazie all'adeguamento della tassa di soggiorno verranno offerti servizi gratuiti o con tariffe agevolate. Mettere al centro il turista per una esperienza indimenticabile. Presentati questa mattina dall'assessore al turismo di Fano, Etienne Lucarelli, l'attivazione di diversi servizi che avranno il compito di far crescere il turismo nella nostra città. Nello specifico un itinerario esperienziale fatto anche con strumentazione digitale che porta il turista a vivere appieno la nostra città. Non possiamo soltanto con uno strumento digitale portarlo in visita, abbiamo bisogno di luoghi aperti. Ecco, con queste tariffe cercheremo di aprire in pianta stabile il luogo principe della nostra città, che sono gli scavi di Sant'Agostino, e questi giorni appunto con l'assessorato stiamo studiando le aperture di quella che è insomma la Basilica di Vitruvio. Durante il periodo primaverile, estivo e autunnale proseguiranno le visite guidate con temi legati alla storia della romanità, al periodo malatestiano e itinerari dedicati all'arte con un occhio di riguardo e alla marineria fanese. Novità anche per il tema del trasporto. Abbiamo bisogno di legare le zone più turistiche di Ponte Sasso, di Torrette, di Metauriglia alla città di Fano, e che è per questo che insieme ad altri stiamo studiando un trasporto gratuito per tutti i turisti che sono in arrivo nella nostra città. E visto che stiamo realizzando un nuovo regolamento taxi, l'idea è anche di studiare una tariffa speciale per tutti i turisti che si trovano nella nostra città e hanno bisogno di spostarsi verso il centro storico e di tornare nelle nostre strutture ricettive. Come sempre non manca l'attenzione rivolta alle famiglie in vacanza a Fano con itinerari dedicati ai bambini. Le cose che più ci preoccupa da genitori è far star bene i nostri figli. Ecco che quindi stiamo prevedendo una sorta di assicurazione Fano Vacanza Sicura. Un genitore avrà a disposizione un numero telefonico per contattare un medico, una guardia medica, una persona che possa in qualche modo accudire il figlio se ha problemi di malattie o di infortuni. Inoltre, come ha sottolineato l'assessore, da inizio primavera tutti i tre punti l'informazione ed accoglienza turistica nella nostra città verranno gestiti direttamente dal comune. Tutti questi servizi saranno uniti da una guest card, una Fano card. Tutte le persone che si recano in vacanza nella città arriveranno nella struttura ricettiva, la struttura ricettiva potrà dare a loro questa card e tramite questa card fisica e digitale potranno usufruire di tutti questi servizi gratuiti. In primo luogo avere informazioni su servizi presenti nella nostra città, avere tutti questi servizi gratuiti. Servizi che una persona potrà trovare nel nostro nuovo sito, nella nostra nuova applicazione e in tutti i totem digitale che da questa stagione appariranno nella nostra città. Nel momento ne installeremo due, uno in piazza 20 Settembre e una nella zona dei Giardini Amiani, e saranno dedicati appunto alle informazioni che potranno trovare i turisti. La card verrà rilasciata al turista al pagamento della tassa di soggiorno nelle strutture ricettive. I prezzi adeguati sono per le strutture alberghiere e residenze turistiche una stella da 0,50 a 1 euro, 2 stelle da 0,60 a 1,20 euro, 3 stelle da 1 euro a 1,80 euro, 4 stelle da 1,50 euro a 2,50 euro. Va sottolineato che la media provinciale per le strutture alberghiere è di 3 euro, mentre Fano si estende al massimo fino a 2,50 euro. Per quanto riguarda gli agriturismi due picchi da 0,60 a 1,20 euro,
quelli a tre picchi da 1 euro a 1,80 euro. I campeggi passano da due tariffe ad una unica, una stella a 0,60, due stelle a 0,80, mentre tre stelle a 1 euro, quattro stelle a 1,20 euro. Tariffe che diciamo si avvicinano, anche se ancora non raggiungono quelle delle città vicine, quindi sarà un adeguamento necessario, ma finalizzato appieno appunto ad impostare dei servizi utili per la nostra città. Apre al pubblico domani, giovedì 2 febbraio, il nuovo sportello sede BCC Fano di Cucurano al piano strada della sede centrale dell'Istituto di Credito. La cerimonia è in programma alle ore 16 e verrà introdotta dal direttore generale Giacomo Falcioni insieme al management della banca, al presidente Rondina e agli esponenti del CDA. Presenti anche il sindaco di Fano Massimo Seri, il vescovo Trasarti e il parroco di Cucurano Don Marzio Berloni che interverranno al taglio del nastro e alla benedizione dei locali. Intanto il CDA ha approvato il bilancio 2022 con un utile di 5,9 milioni in crescita rispetto all'anno precedente. Inizia il conto alla rovescia per il Carnevale di Fano. Ieri in prefettura Pesaro si è svolta una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, confermato il limite di circa 14.400 presenze lungo il percorso. Daniele, lei ieri era presente alla riunione in prefettura, che cosa è emerso? Sì, è emerso più sostanzialmente quello che è emerso gli anni passati, nel senso che ci saranno, sono state confermate appunto le 14.425 presenze e 200 operatori che appunto si occuperanno della sicurezza, tra cui gli steward, la protezione civile e i volontari della carnevalesca. Per aumentare la sicurezza sono state installate anche delle telecamere? Sì, le telecamere c'erano già anche nel 2020, chiaramente sono state installate, c'è un barco in più, quello di via Cavour, quindi c'è una telecamera in più, le telecamere chiaramente servono per la sicurezza ma anche per noi della Carnevalesca per fare un po' lo storico di quelli che sono le affluenze per ogni barco. Dunque gli ultimi preparativi e poi domenica si parte con i botti tradizionali? Assolutamente sì, alle 15 ci saranno i famosi botti del Carnevale di Fano. I tre? I tre botti, sì. Ok, ci saranno poi delle navette gratuite che fanno il giro del campo d'aviazione passando all'ex matatoio, quindi via del fiume, per portare poi tutti i turisti che arrivano da fuori al nostro carnevale. Sono gratuite, lo ripeto, quindi chi viene da fuori può tranquillamente parcheggiare al campo d'aviazione e all'ex matatoio comunale. E questa grande manifestazione inevitabilmente crea qualche piccolo disagio, in particolare ai residenti. Infatti qualcuno sta già avanzando lamentele per la mancanza di parcheggi in centro storico, come in Viale Gramsci, dove ci sono le tribune, in Via San Paterniano e nell'area degli ex carri di Carnevale, dove sono state installate alcune giostre. Allora, vediamo un breve video che ci è arrivato. Dal 3 febbraio al 6 marzo si tolgono anche questi 4 parcheggi. E adesso vi faccio vedere che ci tolgono anche i parcheggi degli ex carri di Carnevale. Noi del centro storico, diteci dove dobbiamo andare a parcheggiare. Filippo Pucci invece è tornato a curiosare all'interno degli hangar del Carnevale. Questa sera vi presentiamo il carro allegorico realizzato da Giovanni Sorcinelli e Mauro Chiappa. Facevolissimevolmente è il titolo del carro realizzato dall'associazione Fantagruel per mano di Giovanni Sorcinelli, Narte Jox e Mauro Chiappa, che andiamo a vedere oggi. Il nostro carro si intitola Facevolissimevolmente ed è una galleria di caricature che sono distribuite intorno al carro e rappresentano i poeti più importanti della letteratura italiana. Al centro del carro abbiamo la figura di Dante Alighieri, il sommo poeta, che rappresenta un po' la letteratura italiana. Il sommo poeta Dante Alighieri tiene in mano la colomba della pace che, al posto del ramoscello d'ulivo sul becco, tiene la penna della scrittura, che è il veicolo che hanno utilizzato i poeti che sono rappresentati intorno al carro. Questi poeti rappresentati intorno al carro sono delle caricature eseguite dai migliori caricaturisti italiani che sono stati contattati da noi e ci hanno gentilmente offerto i loro lavori, le loro caricature meravigliose.
intorno al Sommo Poeta, in una galleria di autori, abbiamo inserito di una selezione di più importanti autori e poeti italiani. E quindi, oltre a Dante, che è rappresentato in tre dimensioni, è una scultura alta 4 metri, abbiamo selezionato gli autori partendo sempre dal 300, quindi avremo Petrarca, per poi passare all'Ariosto, al Tasso, a Leopardi, Manzoni, fino ai contemporanei, Pasolini, Merini e Dacia Maraini. Quindi una galleria estremamente importante di autori che sono raffigurati da grandi caricaturisti, i nostri colleghi che abbiamo invitato e che hanno gentilmente e con entusiasmo partecipato a questo progetto. Sono Nardi, Superbi, D'Agostino, Mora, Martellini, Spadari, Mariani e Ciaramella. Siamo contenti che abbiano partecipato a questo progetto perché le loro opere sono un valore aggiunto a un carro che ha un suo messaggio, che è quello di pace, in un contesto, in un momento storico, internazionale, che sentivamo la necessità di dover rappresentare ed esprimere. E quindi con questo augurio. Quindi vi aspettiamo tutti il 5, il 12 e il 19 febbraio, pacevolissimo e volmente, al Carnevale di Fano. Vi aspettiamo numerosi. E buon divertimento a tutti. Vi annuncio che lunedì sera il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri sarà nei nostri studi per una puntata di Primo Cittadino. Tra poco invece trasmetteremo uno speciale di Confartigianato dedicato alla presentazione del restauro di quattro tele. Il convegno si è tenuto nei giorni scorsi a Urbino. L'informazione torna domani mattina con Massimo Fughetti in diretta alle ore 7. Buona serata a tutti voi.